Ciao amici, sale, olio d'oliva, miele oppure pesce in scatola? Oggi non ti daremo una ricetta, ma l'elenco degli alimenti da conservare in caso di carestia o di apocalisse. Ecco gli alimenti che potrai conservare per sempre. Sei da solo a casa tua e la fame inizia a farsi sentire. Scendi in cucina, apri i ripostigli polverosi che non hai aperto da molto tempo, visto che ultimamente mangi solo fuori, e trovi un vecchio pacchetto di cracker. Dai un'occhiata alla data e, dannazione, quest'ultimo è già scaduto da un pezzo. Lasciami dirti che i biscotti salati e i cracker rimangono ancora consumabili persino dopo la data di scadenza, a patto che il pacchetto sia chiuso. Invece, non ti garantisco che il sapore sarà dei migliori, ma almeno non avrai più lo stomaco vuoto e potrai aspettare finché il ragazzo delle pizze arrivi. Stai preparando una torta con tua nonna e quest'ultima ti chiede di passarle il barattolo di miele. Vai a prenderlo quando noti che sul barattolo enorme c'è scritto miele del 1940. Sei molto sorpreso e le chiedi perché conserva un barattolo di miele risalente alla Seconda Guerra Mondiale. Ti risponde che questo miele sarebbe ancora buono da mangiare da qui a 100 anni, o persino di più. Sappi che il miele contiene agenti batteriostatici. In altre parole, nessun batterio può svilupparsi all'interno. Di conseguenza non scade mai. Come il miele, anche lo zucchero può conservarsi a vita, perché i batteri non riescono a svilupparsi. Sei con i tuoi amici e a bordo di una piscina hai improvvisamente avuto voglia di un buon barbecue. Con un'amica ti offri volontario per fare l'insalata, mentre gli uomini si occuperanno delle grigliate. Vai in cucina, ma ti rendi conto che non hai il limone per fare la vinaigrette. La tua amica si dirige allora verso il ripostiglio dei prodotti domestici e tira fuori una bottiglia di aceto bianco. Pensi che si tratta di uno scherzo, ma ti risponde che è molto seria. La data di scadenza dell'aceto bianco è passata già da più mesi. Lo utilizza per fare le pulizie e qui te lo tende per fare la tua vinaigrette. Allora ti informa che l'aceto bianco ha la particolarità di non avere scadenza. Infatti, per il fatto che è acido, l'aceto si conserva senza data di scadenza di consumo, nonostante il fatto che ce ne sia una sulla bottiglia. I produttori di aceto pastorizzano l'aceto prima del loro imbottigliamento, quindi non hai nessun motivo di buttare il tuo. Ora potrai gustarti la tua insalata con gusto. Sei in gita con un'amica quando decidi improvvisamente di fermarti per fare uno spuntino. Hai portato il pane, il formaggio, ma diavolo, hai dimenticato il sale. Per fortuna la tua amica tira fuori dal fondo del suo zaino un sacchettino di sale. Tutta sorridente ti dice: tieni questo sacchettino, risale al mio viaggio in Tunisia di 7 anni fa, ma penso che dovrebbe andare bene. Inorridita le dici che non metterai mai questo veleno nel tuo panino. Aspetta, ma di che veleno parli? Il sale è un minerale che viene utilizzato da tempo immemorabile per conservare gli alimenti, visto che ha il vantaggio di non scadere mai. L'unico inconveniente è quello che, visto che risale a 7 anni fa, ha dovuto agglomerarsi a causa dell'umidità, ma non è molto importante, visto che è ancora consumabile. È domenica, sei bello tranquillo a casa tua e non hai voglia di mangiare fuori, né di farti consegnare qualcosa. Hai voglia piuttosto di un buon cassolè. Vai in cucina e siccome è da molto tempo che non hai fatto la spesa, dovrai utilizzare questo pacchetto di fagioli che risale a 4 anni fa. Aspetta, cosa fai? No, non buttarlo! Sappi che i fagioli secchi, i ceci, le fave, le lenticchie e altri legumi secchi hanno la particolarità di non contenere acqua, sono quindi consumabili e non scadono, così come per il riso e alcuni grani come la quinoa, la segale, il lino, i fiocchi d'avena e molti altri. Quindi potrai cucinarli senza rischio per la tua salute, eccetto che l'unico inconveniente è quello che dovrai farli cuocere un po' più a lungo del normale. Sei un grande fan di cucina orientale e sei appunto in Marocco, il paese delle spezie. Ti piacerebbe così tanto portarne con te quantità astronomiche, ma siccome vivi da solo, hai paura che queste ultime scadano. Non ti preoccupare, le spezie hanno la particolarità di non scadere, quindi non ti causeranno nessun problema se le consumi dopo un lunghissimo periodo, quindi puoi conservarle ad vitam aeternam sulle mensole della tua cucina. Invece, anche se non scadono, finiranno comunque per perdere il loro colore e la loro intensità alla lunga, cosa che può alterare il sapore dei tuoi piatti, quindi non tardare troppo a consumarle per goderti pienamente le loro virtù gastronomiche. Ecco, ora puoi portare dietro curry, zenzero, curcuma, zafferano, quanto vuoi. E poi pensa comunque a me quando ti gusterai le tue tagine.
Tua mamma torna dal viaggio in Marocco e ti porta un sacco di bottiglie di olio d'oliva. Sei lieto di avere olio di oliva puro, ma tu che vivi da solo sei sicuro di non poter consumare tutto prima della data di scadenza. Non ti preoccupare, quest'olio ha una data illimitata. Tra l'altro non è un caso che venga chiamato oro verde. Se lo conservi bene, al fresco e al riparo dalla luce, l'olio di oliva si conserva benissimo per molti anni. Tra l'altro è per questo motivo che ce ne serviamo per conservare le olive e altre verdure nei barattoli, ma per godere pienamente le sue proprietà nutritive e il suo aroma delicato bisogna proteggerlo dall'ossidazione a contatto con l'aria. Per questo bisogna scegliere una bottiglia opaca ed ermetica. Con tutte queste bottiglie bisognerà vuotare un ripostiglio e dedicarlo solo a questo, ma credimi, ne varrà la pena. Eccoti mentre fai la spesa al supermercato quando ti imbatti in un'offerta eccezionale. 5 barattoli di caffè al prezzo di 2. Tu che sei innamorato pazzo del caffè non ti perderesti questo per nessun motivo, ma una cosa ti frena nella tua euforia. Non riuscirai mai a consumare tutto prima della data di scadenza. Non ti preoccupare, prendi tutto il caffè che desideri, perché si conserva benissimo nel tempo. Bisogna solo badare a conservarlo bene, né nel frigo né in un ripostiglio troppo caldo. Il caffè ha la proprietà di agire come una spugna degli odori, quindi detesta le temperature estreme e i luoghi in cui vengono conservati troppi alimenti. I suoi oli naturali potrebbero cristallizzarsi dal freddo, distruggendo nel frattempo i suoi aromi e modificando le sue proprietà organolettiche, e questo genererà uno shock termico durante la preparazione. Ma attenzione, non ti dico nemmeno che il caffè di oggi conserverà lo stesso gusto e gli stessi aromi fra 10 anni, quindi prendine, ma aspettati comunque che ci sia un'alterazione del sapore con il tempo. La cosa più importante è quella che puoi prenderne senza che rappresenti rischi per la tua salute. Tu che sei sveglio di notte con la tua preparazione agli esami, hai preso l'artiglieria pesante. Hai sicuramente già visto in film di guerra o di apocalisse che i personaggi si imbattevano in vecchi bunker o depositi in rovina, in cui si trovavano barattoli di latta risalenti alla Seconda Guerra Mondiale, che mangiano senza problemi, senza che soffrissero poi di intossicazione. Ti sei già chiesto perché? Pensi che sia per il film che ci risparmiano l'episodio di diarrea? Niente affatto. Lasciami insegnarti qualcosa di sorprendente. Non ti fidare della data che le industrie indicano su queste scatole. A differenza dei luoghi comuni, le verdure, le polpe in scatola possono essere consumate anni dopo la loro data di scadenza, finché la scatola non è né gonfia né aperta, né forata né cambiata. In quel caso questo può significare che l'alimento è avariato, tuttavia il loro gusto non sarà questo granché. Potrai però utilizzarle in una preparazione che darà loro più sapore. Ecco, ora sai perché i film mettono sempre vecchie scatole a disposizione dei personaggi. Visto che ti piace il caffè, ti piace sicuramente accompagnarlo con il cioccolato fondente. Sontuosa unione gustativa, i veri appassionati si riconosceranno. Ma sapevi che oltre ad essere nutrizionalmente meglio del cioccolato al latte o bianco, il cioccolato fondente può conservarsi, a differenza dei suoi due colleghi, finché tu lo decidi, o la tua pancia lo decida? Ho la sensazione che quello che ti sto per annunciare ti stupirà. Il cioccolato fondente si conserva fino a 2 anni. Non ha date di scadenza, ma piuttosto una data limite di utilizzo ottimale. Bisogna soltanto badare a incartarlo nella giusta temperatura. Se lo apri, potrai sempre conservarlo, a patto di richiuderlo correttamente nella carta stagnola. Invece, osserverai che ha una sottile pellicola bianca si è sistemata sul tuo cioccolato, che quest'ultimo ha forse perso una parte delle sue qualità specifiche, che presenta una consistenza, un colore e un sapore leggermente cambiati, ma non ti causerà nessun disturbo. Allo stesso tempo, chi è in grado di lasciare in giro una tavoletta di cioccolato per più di 2 giorni? Ecco, consuma il tuo cioccolato con la coscienza pulita. Beh, quasi. Sei andato in vacanza per qualche giorno nella tua casa del sud per goderti il sole e la spiaggia. Quando sei arrivato, apri le tue provviste e ti rendi conto di aver purtroppo dimenticato l'ingrediente indiscusso, quello di cui non si può fare a meno, la pasta. E siccome casa tua è molto lontana dal centro, dovrai stare senza per qualche giorno, cosa che ti sembra impossibile. Allora ti affretti a cercare nella tua dispensa. Magari tua mamma ha lasciato in giro un pacchetto di pasta. E tombola, lo hai trovato. Ma aspetta, questa pasta sarà immangiabile, visto che sono 5 anni che nessuno ha messo piedi qui. Questo ti turba, no? Beh, lasciami dire che tua mamma è troppo forte. Saprà sicuramente che la pasta secca ha il vantaggio di non scadere mai. Se è davvero pasta secca e conservata in recipienti ermetici, puoi ancora utilizzarla. E se è pasta fresca, buttala via in fretta, perché ha una durata di vita molto breve. Quando la aprirai e ne rimarrà, bada a chiudere bene il pacchetto, perché gli acari del cibo vanno pazzi per questa pasta secca. Temevi di non mangiare pasta per tutta la vacanza? Ora non ti preoccupare. Allora, cosa ne pensi di questi alimenti che non scadono mai? Potresti mangiarli anche a distanza di molto tempo? Diccelo nei commenti.
Ecco due video che potrebbero anche loro interessarti. Non esitare a dare un'occhiata sul nostro canale. Altri video altrettanto interessanti ti aspettano. Grazie e a presto!